Ciao amici dell'Acquario, bentornati per la vostra lettura mensile, mensile lunare. Questa è la lettura generale per l'amore, per il periodo che va più o meno dal 17 di marzo al 15 di aprile. Vi ringrazio per esservi fatti vivi in privato e aver richiesto letture private. Vi ringrazio tantissimo per i commenti che mi avete lasciato di incoraggiamento e di supporto. Lascio come sempre il mio contatto nella descrizione sotto del video. Ecco, provando per tutto. E nella descrizione del video o anche nella descrizione del canale. E andiamo a vedere come sono le energie poi per questa luna. Allora, generale Acquario. Allora, Acquario, nella vostra vita al momento non mancano delle forme di dispiacere. Siete alla ricerca di un equilibrio, probabilmente siete alla ricerca di risposte e sono risposte che in passato avete cercato di affrontare di petto. Quindi sia in azione che con le parole. Ora però state un po' riconsiderando quello che è stato e vi rendete conto che non solo non è necessario, ma non è possibile agire con la velocità con cui vorreste intervenire nella situazione per probabilmente risanarla. Vedo che c'è una certa forma di insoddisfazione, tanto nella vostra vita in generale quanto probabilmente nel vostro nido familiare, a cui si associa una insoddisfazione trattino disillusione per quanto riguarda l'ambiente lavorativo. Vi sentite, direi in entrambi i casi, sento che le due cose sono correlate, vi sentite come se non foste validati per gli sforzi che fate. Per cui non solo siete scoraggiati, siete proprio, come possiamo dire, anche disinteressati a dimostrare ormai che valete qualcosa. Ve la state passando, diciamo, non benissimo, in quanto vi sentite bloccati in una situazione che per voi è in realtà tossica. Va a minare l'autostima, va a minare il vostro senso di possibilità, la vostra capacità di sentirvi come se riusciste a fare qualcosa. Un secondo. Scusate, sono ritornata, stavano chiamando. Allora,
Dicevo, vivete una situazione in realtà tossica per voi perché l'ambiente in cui vi trovate, e non vorrei che fosse di nuovo sia familiare che lavorativo, l'ambiente in cui vi trovate è restrittivo per voi, non vi rende giustizia. E voi avete voglia, soprattutto in questo periodo, di riuscire, di fare, di creare, di essere riconosciuti, di essere vittoriosi. E non me ne stupisco perché comunque questa è una componente abbastanza costante nel carattere acquario. Avete dentro di voi una grande forza, lo sapete, e state cercando anche di farla vedere al mondo. Questo è il periodo, credo, migliore per questo aspetto di voi, per fare in modo che esca e che si riveli all'universo là fuori. Ci sono due lune piene per la seconda volta nello stesso mese in questo anno, il che è un evento abbastanza raro. E abbiamo anche i pesci che ci stanno dando molto da fare in questo periodo e altre situazioni planetarie che vi posso garantire non rendono la vita facile a nessuno in questo periodo. Specificatamente, per l'acquario, questo credo sia uno dei periodi più di transizione negli ultimi probabilmente 7-8 anni di vita. La situazione, come andrà a finire per questa luna? A livello pratico non vi so dire, nel senso, non so, essendo una lettura generale, nello specifico ciascuno di voi come si ritroverà nella propria vita, in quale situazione, come sarà, eccetera, eccetera. Però posso dirvi che a livello emotivo capirete che ci sono cose su cui non ha senso investire in nessun modo, mettere energie perché sarebbero sprecate, per cui per voi sarà anche abbastanza facile voltare pagina e andare avanti. Questa era per la lettura generale. Ora andiamo a vedere quella relativa all'amore. Acquario, ho visto due carte che ritornano, per cui ho chiesto alle guide, alle mie guide, di specificare di più perché voglio capire meglio. Sono informazioni per me e non per voi, nel senso che mi aiutano a capire un po' il quadro, quello che sto leggendo, però non sono fondamentali alla lettura.
Allora sì, vi siete allontanati da una situazione affettiva che non faceva più per voi. Avete capito che non era il caso di continuare su quella strada. Probabilmente sono stati fatti anche dei chiarimenti. O c'è stato uno scambio di, per usare un eufemismo, di opinioni. E c'è stato dentro di voi un cambiamento, per cui avete capito che era meglio lasciare un po' perdere la questione e concentrarvi di più su voi stessi, sul costruire la vostra vita e andare avanti, diciamo. Nonostante ci sia una carta, anzi due, che mi parlano di un cambiamento di direzione, di un allontanamento da una persona, di una certa fine, di una fase, non mi sento di dire che con questa persona, e ora faccio un chiarimento, cosa che in genere non faccio mai nelle letture generali, ma sento che ho bisogno di farlo, non mi sento di dire che con questa persona è realmente finita. Credo si tratti più che altro di un momento di pausa tra i due. Di un momento di pausa in cui riuscirete a riflettere su quello che è stato, riuscirete a capire quali sono i limiti che vi è possibile raggiungere con questa persona e acquisterete una maggiore chiarezza su quali sono i vostri sentimenti per questa persona. Diciamo che alla base comunque di questo momento un po' di rottura di crisi, ecco, con la persona di cui parlo, è principalmente dovuta a una vostra insoddisfazione generale di fondo. Probabilmente la situazione generale di cui parlavo prima vi ha un po' intaccato e non siete molto in voi stessi, per cui poi con questa persona siete un po' influenzati, diciamo, forse non vedete una grande riuscita, forse siete un po' diventati pessimisti in questa fase, per cui avete in qualche maniera, anche indirettamente, non volontariamente, creato delle discrepanze con questa persona. E volete che questa situazione, in un modo o nell'altro, finisca e vi liberi un po' da quest'aura di dispiacere in cui vi ritrovate. Credo che abbiate a che fare con una persona anche di un segno di fuoco, comunque una persona che ha le caratteristiche, quindi una persona decisa, appassionata, creativa, fantasiosa. Però potrebbe anche semplicemente essere indicazione delle energie che ci sono dentro di voi, perché effettivamente siete un po' come un vulcano che ribolle sotto la crosta in questo periodo. Va bene, questa era la vostra lettura. Io spero che vi sia piaciuta per quanto possibile. Spero di avervi aiutato. Vi ringrazio per aver fatto un giro anche sul mio canale. Ci vediamo alla prossima luna. Grazie a tutto da Karma Rosso.